Allora ho capito la logica. No, lo devo rifare. No, il fiorellino e la pipa. Ma come sono carini, sono più contenti. E questa è una bara fatta di carne. Ciao a tutti da Carinelle e bentornati su Life Gallery. È il momento di cominciare il capitolo numero 3. Ci eravamo lasciati nella scorsa puntata. È inutile che io vi spieghi la storia, d'altronde, perché non ce n'è una. Fondamentalmente c'è questo bambino Polifemo che è stato cresciuto da una setta di uomini pesce, ha strappato il cuore ai suoi genitori e adesso non so cosa stracavolo stia succedendo, veramente. L'unica cosa che posso fare è andare avanti. Giorno dopo giorno. Ok, stavano crescendo entrambi i fratelli. Capitolo 3, resurrezione. Di chi, scusate? Della famiglia che è deceduta in un modo molto misterioso? Ok, dobbiamo far crescere la piantina con i due tizi. Girando... Ah, ok, mandando avanti il tempo, così semplicemente la pianta cresce. Vabbè, ma era facile questo, meno male. Ancora? Cos'altro deve crescere oltre ai bambini? Ok, stanno crescendo altri germogli e poi... Sì, ok, mi si sta per spezzare il braccio. Ora ci sono loro due da bambini. Il bambino, quello con due occhi, ha piante che gli crescono dagli occhi. No, ragazzi, veramente, ma cioè, posso fare il burro con sto braccio. E esce soltanto più la testa del bambino Polifemo. Questo vuol dire che l'altro fratello è stato sacrificato per lui? Non lo sapremo mai, credo. Il tempo diventerà nutrimento. Devo essere pronto. Tutto ciò darà i suoi frutti. Ok, va bene. Pesciolino. Quindi è un altro degli uomini della setta del coso, il culto degli uomini pesce? Allora, c'è una sorta di luccio con una carota davanti con delle scritte in aramaico antico. Una boccettina e un coso che sembra essere uno spicchio d'aglio, non lo so. Cosa posso cliccare, scusa? Ah, ok, potevo cliccare. Ho messo una goccia di rosso e ho creato il limone. Cosa devo mettere? Non mi è chiaro, devo da qua creare... qualcos'altro? C'è allora un simbolo che sembra una sorta di pi greco un po' smorzato e appiccicato. Una X è una sorta di Z fatta a corsivo. Punto sulla Z a questo punto, perché non ho la più pallida idea di come interpretare questo foglio. Ho creato la testa del pesce, ok. Proviamo con la M. Così brutalmente a caso. Ho creato delle foglie, credo di aver sbagliato qualcosa. Con le ondine... Questo sembrerebbe essere una cosa da pesce. Oh sì, ok, ho creato le pinne sotto nel modo corretto. Le ondine erano giuste. Poi c'è il pallino con il trattino, perché forse è segnato sul foglio. Credo sia giusto. Oddio, no, forse no. Gli ho fatto l'occhio da gatto, non lo so. La spirale, vediamo un po' se era giusta. Poi devo cercare di ricordarmeli per vedere... No, no, è sbagliato, devo cambiarlo. Poi avevo messo la M che era sbagliata, quindi vado su questa di qua. Ok, pinne corrette. Poi dopo avevo messo quello con l'occhio sbarrato, ho sbagliato perché era da gatto. Devo mettere invece l'occhio col pallino, credo, perché così occhio da pesce. Quindi provo con questa, credo. Sì, e gli ho messo la carota. Oh mio Dio, siamo riusciti a creare sto pesce. Ma perché? Ma che razza di pesce è? A cosa ci serve? Pesciolino, cresci bene, ok? Quindi ci siamo creati un animale domestico. È questo che sta succedendo. Ossa di coniglio. Sto cliccando, non fa niente, scusate. Ok, è uscito un coniglio. Devo trovare l'ordine corretto. No, per ultimo, primo, terzo, secondo, quinto, ultimo e quarto. Oh mio Dio, ok. E ora hanno preso la carotina, quei conigli insanguinati che non so cosa facciano. Oh, oddio, vengono catturati dal pesce con la carota. Oh, abbiamo le ossa di coniglio però. Effettivamente il nostro obiettivo l'abbiamo ottenuto. È tutto per una vita nuova. Stiamo usando tutte queste parti qua per creare qualcosa che non ho ancora capito. Alla ricerca di insetti, che erano quelli che fumava il padre triturandoli nella pipa. Oh, lui nel mentre è cresciuto, è diventato adulto. E adesso abbiamo dei fiorellini che se li clicco non fanno nulla. Sull'alveare, oh, sull'alveare sì, faccio uscire le api. Ah, stanno andando do... Eh? Qua ce n'è due? Ho sbagliato? Cosa dovevo cliccare? Dove ce n'era forse di più? Quindi queste? Sì, devo cliccare dove ne vanno di più. Ok, ho capito. Ora, vediamo se riesco a captarle. Oh mio Dio, forse questa? Sì, ok. Oh, ragazzi, non è facile comunque riuscire a seguire con la coda dell'occhio. Forse questo di qua? Perfetto. E abbiamo già tradotto tre api. E poi vediamo un po' dove stanno andando. Oh, questo di qua? Le sto azzeccando tutte. Cioè, una volta che ho capito il meccanismo, dovrei evitare di dirlo così forte, perché adesso è giurato che le sbaglio. Forse questo, sì. Ok, perfetto.
Quante volte dobbiamo ancora andare avanti, santo cielo? Nostro gioco mi sta snervando, ragazzi. Io ve lo dico. E non dico che sia difficile, cioè ce ne sono alcuni che sono veramente di un livello di difficoltà imbarazzante, nel senso che sono facilissimi, e altri che sono impossibili. Ricordo i giorni passati, quando venivo al parco da solo. Ah, passati? Quindi siamo nel futuro, però lui tecnicamente era giovane, non lo so. Macinatura degli insetti. Sì, facciamo come faceva il padre, e queste api hanno una faccia strana. Cosa devo cliccare? La prima? La seconda non va, la terza nemmeno? Cosa? No, allora, devo cercare di capire la logica. Forse devono andare tipo in ordine di numero le alucce? Aspettate, forse ho capito. Guardate un attimo, se io sposto quella da 3 si sposta di 3 posti, quella con 3 alucce. Se io sposto una da 2 si sposta tipo di 2 posti. E forse quella da 1 può saltare. Allora, tecnicamente potrebbe saltare quella da 1 e quella da 2. Quindi loro due sono nella posizione corretta. Però questa no. Io sposto questa. Fatemi fare un tentativo se ho capito giusto. Lo dovrei aver messa in ordine. Perché se io ora faccio saltare tipo questa da 2, salta dentro. Poi quella da 1 può saltare. In teoria posso far saltare questa da 2. Quella da 2 la devo mandare di qua, in modo che l'altra da 2 possa entrare dentro. Poi posso far entrare quella da 3, quella da 2 e quella da 1. Allora ho capito la logica. Ok, ci siamo. No, lo devo rifare. No, vi odio. Allora, 1, 2, 3 sono corrette. Quella da 2 però dovrebbe andare avanti fino tipo a qua. Quella da 2, questa qua pure. Questa da 2 può entrare. Questa da 2 può entrare. Ora devo far entrare quelle da 3. 3, 3. Poi quella da 2 e le due da 1 possono entrare. Ok, ragazzi, ce l'ho fatta. Ne da fare ancora una volta. No. Io sto maledicendo la mia vita, ve lo giuro. Ok, allora, spostiamo quella da 2. Cerco di mettere davanti in qualche modo. Ok, quella da 2 ora può entrare. Devo cercare di far entrare anche questa qua. Le metto più o meno in ordine. Poi alla fine non so se la cosa sia proprio da fare così. Però vabbè, spostiamola. Aspetta, facciamo entrare quella da 3 prima, che è la cosa più fastidiosa. Avrei bisogno di far entrare questa da 3 di nuovo. Posso far entrare quella da 2, quella da 2 e poi di nuovo quelle da 1. Ok, hanno saltato nel modo corretto. Dimmi che è finito, ti prego. Sì. Ok, trituriamo gli insetti. Oh, che soddisfazione. Mi dispiace un po' per le api perché sono a rischio estinzione e tutto quanto. Però insomma, possiamo andare avanti col capitolo? Devo triturarle ancora un po'? Io vado avanti, se c'è nulla da dire. Achievement sbloccato, macinatura. Macina bene. Sì, l'ho fatto, credimi, anche con una certa soddisfazione. Spore. Quindi adesso c'entreranno i funghi, deduco. Ah, no, ma sorprendentemente c'entrano le felci. Oh, cosa? Devo shakerarle? Aspetta! No, vabbè, ma io l'ho capito soltanto adesso. Dopo 3 ore che stavo cercando di impazzirci con sta felce, dovevo shakerarla per far cadere le spore. No, ma io vi giuro, cioè io uscirò di testa prima della fine di questo gioco, perché è troppo stupido. Pur essendo una cosa difficile e stupida, non ha senso, non lo so cosa sto facendo. Poi qual è lo scopo non si sa. Che sporangio colorato, qua paroloni, lo sporangio addirittura. Toeletta di mamma. Cuore di mamma, no, qua c'è toeletta di mamma. Ah, ok, letteralmente la toeletta, Sto riempiendo la cosa con... cliccando sulla bocca, ma ha sbagliato. Se clicco sugli occhi non lo so... Ah, aspetta! È l'ordine dei colori. Devo partire dal rosso su quest'occhio qua. Come faccio a colorarlo però, scusa? No, seriamente, come faccio a colorare gli occhi? Oh, cosa? Si sono aperti. Perché si sono aperti? Ah, e poi devo fare l'arancione? No, deve andare in qua? Deve andare verso sinistra? Ah, sì! Era rosso l'ultimo. Ok? Non so in base a cosa, però veramente io non sto capendo neanche come si gioca questo gioco. E questo è uno dei fiorellini della madre. Lei li sniffava, credo, non lo so, non si è spiegato. Mamma ha nascosto la sua maschera preferita qui. Lei aveva le maschere a fiorellino? Ok, va bene. Il tesoro del padre, che sappiamo essere i vermi che triturava, giusto? Sì. Oh, bisogna cambiare la combinazione. Quindi il primo dovrebbe essere questa sorta di clessidretta. Poi questo, poi il triangolo. Forse questa qua, quella giusta. Un occhio. Questo qua. E l'ultimo è tipo 22Z, questa roba qua. No, perché no? Ah, aspetta, c'è l'ordine. La clessidra è la 1, la 2.
2 forse era il triangolo. Ok, la 3 era l'occhio. Ok, la 4 era la cosa con la barretta. L'ho capita adesso, perfetto. In base al numero dei pallini, non so se l'avete notato. E ora abbiamo preso la pipa del padre, dove triturava appunto i vermi e poi se li sniffava. Credo di aver sbloccato un achievement, non lo so. Papà ha chiuso le sue spezie speciali e la sua pipa qui, quindi è tutto qui. Non credo che avesse soltanto quello, però vabbè. La prova del culto della testa di pesce. Vuol dire che è tipo la parte finale di questo capitolo? Ah no, c'è di nuovo la stessa prova dell'altra volta? X. Ah, X. Questo. Devo semplicemente fargliele aggrappare. No, sono a velocità diverse. Ma... ora, ora. Poi, ora. Adesso accelera, adesso accelera. No, torna su. Cosa? Dove è finito? Ah, wow, sapevo che arrivavo dal basso. Ce l'ho fatta. Abbiamo superato la prova del culto della testa di pesce. E ora? Cosa penserebbero mamma e papà se potessero vedere come sono cresciuto? Ma non lo so cosa potrebbero pensare sinceramente, perché non si sta capendo niente. Trucco e parrucco. Ora dobbiamo mettere il trucco su di loro. Ok, il padre voleva le cose da sniffare e la madre il trucco. Ok, carino, gli abbiamo messo tipo delle perle dietro e gli abbiamo disegnato cose. Il fiorellino e la pipa. Ma come sono carini, sono più contenti. Le ossa di coniglio che abbiamo trovato prima, dobbiamo mettere nel cuore? O forse abbiamo tipo usato quello per aprire il petto e mettergli dei cuori dentro? Perché? Ah, perché si chiamava resurrezione il capitolo, quindi le stiamo riportando in vita? Con dei pezzi di animali? Ora tocca a me sistemarmi per te. What? No, aspettate, aspettate, cosa? Resurrezione, sì, il capitolo era questo, l'ho capito, ma... what? E ora dobbiamo ricollegare i pezzi del corpo? Aspetta, se tiro questo cosa fa? Oh, cosa? Eh? Aspetta! Come mi faccio tornare dietro? Oh, ok. Li posso... ah, invertire così... oh mio Dio, aspetta, aspetta, fammi rivedere. No, non ho capito. Aspetta, fammi invertire questi due. Ah, devo creare il simbolo. Forse. Se io inverto questo con questo e questo con questo rimane ok. Ora credo di dover invertire soltanto questi due in fondo, giusto? E ho creato un cerchio? Sì, credo di sì. Non chiedetemi che cosa ho fatto, io ve lo giuro, non ne ho idea. E questa è una bara fatta di carne. Tipo Frankenstein? Oh, oh, ok. Qua dentro ci sono io? C'è il tizio Polifemo? No, è quella dei genitori. Oh, si sono risvegliati. Ok, achievement sbloccato, resurrezione. Quindi abbiamo fatto qualcosa di furbo. È da tanto che non ci si vede. Ma quindi scusatemi, il ragazzino Polifemo ha praticamente trucidato tutta la sua famiglia perché non lo amava e voleva soltanto il fratello siamese a cui era attaccato, che aveva due occhi ma gli mancava un braccio, e noi sappiamo che amavano soltanto lui e odiavano noi. È arrivato il culto del pesce che ha deciso di rapire questo bambino Polifemo, ha trucidato tutta la famiglia e adesso tipo lui sta facendo tutto questo per riportarli in vita e fare in modo che loro lo amino, perché sono degli zombie al momento. Questo che è successo? E ci sono cose strane in questa casa? Non lo so, stiamo guardando la televisione, perché non è il momento. E abbiamo finito il capitolo, cioè ci aspetta praticamente il gran finale di questa storia completamente priva di logica. Non ho più idea di cosa aspettarmi. C'è il cappio, quindi forse lui alla fine finirà per essere lo stesso triste, perché non è un vero amore quello dei genitori, ma sono solo più degli zombie, e lui invece voleva l'amore vero. È questo che ci aspetta? Sinceramente non lo so. Non mi resta che darvi appuntamento alla prossima settimana per scoprirlo insieme. Ciao a tutti!